Ehi, ben ritrovati da AndreLink91 in questo quarto ed ultimo appuntamento per il DLC di Pokémon Scudo. Va bene, quindi a parte che devo trovare i funghi, Max, a parte forse no, serve per forza i funghi, Max, dai, non può essere altrimenti. Va bene. Allora, dobbiamo andare al bosco, non c'è problema. Al bosco ci si arriva facile facile. Purtroppo me la sono dovuta giocare tutta di notte perché, beh, oggi non ho potuto registrare, quindi mi tocca registrarla tutta quanta di notte. È un vero peccato. Allora, Hope, non ne potevo più di aspettarti, Link. Non è come a Bosco Brillo Labirinto, qua c'è un'afa assurda e si suda un sacco. Io e Sine ci siamo divisi il lavoro e a letto è toccato una gelida landa innevata. Se potessi dare a lei un po' di questo caldo staremmo tutti e due una meraviglia. Mentre ti aspettavo mi sono informato e sembra che qua nel bosco concentrazione vivano dei Lilligant e degli Applin. Potremmo prendere un po' del nettare che piace tanto a Urshifu, dei loro fiori e dei loro frutti. Quindi devo catturare... Cosa devo fare, Hope? Dimmi. Ci sono due specie di Pokémon che fanno a caso no. Ok. Lilligant e Applin. Quello non è Lilligant però. Questo è piccolo. Un Petilil! È il Pokémon che stiamo cercando. Non mi sembra molto in forma questo Petilil. Per forza è un Pokémon erba e qua tira una tempesta di sabbia. È ancora piccolo, che si sia perso? Oddio, che carino! Oh no, ti sei davvero perso! Non mi molla più! Link, non possiamo abbandonarlo qui. Bisogna cercare i genitori di questo Petilil. Prova a vedere se riesci a trovare un Lilligant. Io non posso muovermi con questo piccoletto che mi intralcia. Ti aspetto qua. La scusa ce l'ha sempre Hope, per non fare nulla. Ah, eccolo, va. Stava qui, dopo il ponticello. Signora Lilligant, abbiamo trovato suo figlio. Abbiamo trovato Petilil. Gant. Ganzo. Oh, caspio. Devo andare con lei? Ma mi... Ok. Avanti, ce l'ho fatta. Ah, Link, sei riuscito a trovare Lilligant. Oh, piccolino della mamma, vieni qui, non ti lascerò mai più. Va bene, mamma, ora andiamo a casa, che ho fame. Sembrano molto felici di essersi ritrovati. Che ti stia ringraziando? Pare. Oh, ma questo è il nettare del tuo fiore, Lilligant? A quanto pare è molto squisito. E piace anche ad Urshifu, ma devo trovare anche... Un Applin? No, ti prego no. Petilil, Lilligant, arrivederci! Ora li catturo. Link, Lilligant ci ha dato un po' del suo nettare. Speriamo che sia bello denso come piace a Urshifu. Ne assaggi un po'. Non mi sembra molto denso. Ha una consistenza un po' acquosa. Mi sa che non è questo. Non era il nettare che stiamo cercando, ma almeno abbiamo fatto una buona azione. Bene, cerchiamo il nettare di Applin allora. O Applin, perché Apple si dice, non Apple. Comunque, potrei seguire, per favore, voglio seguire il mio amico Hope. Che sicuramente lui sa qual è la strada, io no. Anche se penso che sia andato di qua. Di certo non dove era Lilligant, sarebbe alquanto assurdo. Eccolo! Cioè Applin, non... O Applin, chiamatelo come volete. Questo non si è perso qualcuno, vero? O si è perso... Ah, un Applin! Applin? Vedete, il design della sua coda che esce dalla mela ha molto più senso piuttosto che solamente gli occhi che sembrano appunto le foglie di una mela. Applin, aspetta! Che strano, ma dove è finito Applin? Sono sicuro di averlo visto scappare da questa parte. Link, cerchiamo Applin! E dove sarà mai?
dove vorrà essere. Non si riconosce. Ah, questo albero di Bacca è qualcosa di strano. Dobbiamo combatterci. Applin ti è caduto sulla testa. E fu così che Andre Link scoprì che esiste la gravità. Questa è una cheat per pochi. Attento, ci sta scappando di nuovo. Link, non ti sembra di avere la testa un po' umida? Deve essere il nettare di Applin. Wow. Ci è scappato. Ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Vediamo se il nettare di Applin è denso come piace a Urshifu. Proviamo. Mi sembra più simile a un succo. Mi sa che non è quello che cerchiamo. Né il nettare di Lilligant né quello di Applin erano abbastanza densi per i gusti di Urshifu. Il nettare dei fiori e dei frutti è dolce, ma è poco denso. Siamo venuti nel bosco per cercare delle piante che diano nettare, ma forse ci siamo sbagliati. Velinipede. Ah, un velinipede! Che strano trovarne uno qui. Ed è un Pokémon carinissimo, ma trasforma tutto ciò che assorbe all'interno del suo corpo in un veleno densissimo che lo rende molto pericoloso. Stai pensando quello che sto pensando io? Ma certo! Le piante producono nettare, giusto? E noi dobbiamo trovare un Pokémon in grado di usare quel nettare per produrre del miele denso. Esatto! E ovviamente i Pokémon che raccolgono il nettare delle piante sono... i Pokémon alveare. Devono essere sicuramente i Pokémon alveare, conosciuti anche come Vespiquen. Ne hai mai visto uno, Link? Veramente sì, ma non qui. Vediamo dove potremmo trovarli. Ecco, dovrebbe essercene sull'isola esagonale vicino... dovrebbero essercene sull'isola esagonale vicino alla Torre Blu. Cosa stiamo aspettando? Fiondiamoci lì, Link! Per far gigamaxare questo Urshifu dobbiamo darci da fare, eh? Quindi questa qui dovrebbe essere, credo. Ovviamente i Sharpedo che ci inseguono sono sempre i graditi. Non li sopporto, davvero. Isola Quietarnia. Bene. Quindi dovrei supporre che Hope sia qui. Beh, in effetti Hope c'è. Ciao, Combi, aiuto! Ci saranno dei Vespiquen qui? Dobbiamo far evolvere Combi femmina. Link, da questa... sono qui, cosa agiti? Qui intorno ci sono dei Combi, ma di Vespiquen con del buon miele appiccicoso neanche l'ombra. Ma, aspetta, il rilevatore di punti energetici che mi ha prestato Sonia ha captato qualcosa. Su quell'albero? Punta verso l'albero al centro dell'isola. Link, dai, esaminiamo quest'albero. Non me la conta giusta. Ah, comunque, oh, attenzione. Sfera Polline. Ho rimesso, sì, la mia squadra ho rimesso. Come ti va? Ah, non volevo squadrare l'albero, volevo parlare con il mio tappo, che è un po' che non lo vedo. Ok, lui è convinto. Barattolo di miele, possiamo andare. Non serve scuotere l'albero. Sì, vedi come faceva Switch? Sì, è un punto Dynamax, vai! Vespiquen Dynamax, però potrebbe essere piuttosto facile. Poi. A parte che ho una squadra intera, ma credo che non servirà molto la squadra intera se ho un Pokémon che può gigamaxare. Dico bene? Giga Fiammo Palla! Giga Fiammo Palla, cioè apre Vespiquen? No, non lo apre. Sono esterrefatto. Mi sa che non possiamo neanche catturarlo, vero? No, infatti. Torna semplicemente normale. Peccato. Un Vespiquen poteva fare comodo. Giusto per il Pokédex. Gli urti generati dall'intensa lotta hanno fatto cadere dello strano miele dall'albero. Favo di miele, Max. Ah, quindi al posto della... si è aggiunto la zuppa, Max, la rende molto saporita. Ha anche gli stessi effetti di un revitalizzante, Max. Wow.
Chi se l'aspettava di vedere all'improvviso un Vespi in Dynamax? Per fortuna che avevo tappo davanti. Che colpo, quasi svenivo. Non c'è dubbio, questo miele appiccicosissimo è proprio ciò che cercavamo. È il cibo di cui va ghiotto Urshifu. Il rilevatore di punti energetici reagisce a questo miele, non c'è da stupirsi. Oltre ai funghi Max, sull'isola dell'armatura si trova anche del miele infuso del potere del Dynamax. Quanti misteri. Vale proprio la pena approfondire, eh? Beh, ora che abbiamo quello che cercavamo, torniamo al dojo, dai. Quindi senza che mettiamo i funghi. Basta semplicemente metterci miele, Max, e quindi tutto a posto. Meglio così. Bella lì, ci si rivede. Aspetta un po'. Cos'è sto odore dolce? È il profumo di quella prelibatezza che fa impazzire Urshifu, il miele, Max. Ne abbiamo raccolto un sacco. No, rispetto totale, siete due schegge. Quando io e Link uniamo le forze, valiamo per 100. Bella, zio. E pensare che non vi ho nemmeno dato una dritta su come trovarlo. Ci state troppo dentro, ragazzi. Lo sapevo che in realtà non si era dimenticato del miele, Max. Scommetto che Urshifu berrà la zuppa, Max, se ci aggiungiamo del miele, Max. Beh, ciccio. Credo proprio di averti insegnato tutto quello che dovevo insegnarti. A questo punto mi sa proprio che posso sfidarti senza trattenermi. E mi sa pure che dovrò ricominciare ad allenarmi un botto anch'io. Quando ti senti pronto per una sfida contro di me, fai un salto all'arena dietro al dojo. Stai in campana, però, che farò sul serio. Va bene. Allora userò Urshifu Gigamax, il che qualcosa mi dice che lo farai anche tu, vero? Il maestro ha detto che non si tratterrà. Chissà quanto è forte quando fa sul serio. Pensa solo che è stato il maestro di mio fratello. Scommetto che è straordinariamente forte. Questo è poco ma sicuro. Link, resta concentrato quando lo affronti. Beh, è ora di prendere le mie ricerche su quest'isola. Link, metticela tutta anche tu. So che sarai un asso come sempre. Verrò a fare il tifo per te quando affronterai Mastered. Ci si vede? Ecco, allora aspettami qui, non andare troppo lontano. Preparo la zuppa e ci siamo. Devo cercare i funghi. Allora ci vogliono proprio anche i funghi. Ci è voluto un po' a trovare tutti quanti i funghi che servivano. Ho dovuto girare tutte le grotte, ovviamente, per trovarli. Anche se in una grotta ne ho trovati due dopo aver fatto per ciascun fungo una lotta. Raid, Dynamax. E finalmente è giorno. Insomma, mi sono preso qualche ora di sonno perché sennò durante la giornata dopo sbarello. Quindi, ultima lotta contro Mastered. Non userò la Gigamax su Cinderace, ma la userò su Urshifu perché voglio vedere com'è. Sì, ci sono i trailer, ma vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa. Mastered, noi siamo pronti. Siamo alla resa dei conti. Ora te la giochi con me. Ci sei? Ci faccio, però diciamo di sì. Top, batti un 5. È proprio la risposta che volevo. Andiamo, si comincia. Anche lui userà Urshifu Gigamax e userà la forma alternativa alla mia, la forma lotta, buio. Senti un po', ciccio, sai cosa pensavo? Anche se ci hai tirato un bel pacco presentandoti al dojo al posto di un altro. Lo sapeva! Io non è che lo sapessi, però mi sembrava un po' strano. Poi dopo, vabbè, una cosa tira l'altra. È stata una mossa troppo giusta. Beh, vedi. Sai che ti dico, zio? Che mi hai proprio fatto un favore. Una roba così mitica non mi capitava da una vita. Mo va in modalità super trainer. Anche se sono un Matusa c'è poco da fare. C'ho troppo la fissa per le lotte serie. Bella lì. Beh, diamoci una mossa. Parte la giostra. Eh sì, eccolo. Mamma mia. Questo è praticamente Muten. Ah, sei Pokémon. Livello 70 almeno, spero. Finalmente un avversario degno di questo nome. Il mio spirito combattivo freme. È ora che mostriate i frutti dei vostri allenamenti.
Buono! Sì, ho allenato di qualche livello anche tappo, dato che avevo qualche caramella extra in più. L'avevo usata per Machamp, per fargli fare qualche raid, per sconfiggere un po' di Pokémon, però non posso agire. Tappo sembra... ma cosa dici? Non essere in forma, ma perché? Ha paura di non essere in forma. Si preoccupano un po' troppo i Pokémon. Li hanno resi più simili a noi esseri umani. Che poi in realtà i Pokémon non dovrebbero capire la lingua umana, ma con Sole e Luna, cioè, proprio hanno stravolto tutto. Anche se in realtà è solo dell'anime, nel gioco non si capisce bene. Sono loccato su palla infuocata. Ah, lui è tipo roccia. Mi tocca cambiare Pokémon. Andiamo Machamp, dai. Poi è femmina. No, missa. Fa comunque male. Questo Machamp è Gigamax, ma ovviamente non lo uso. Terremoto. Sì, lo so che Incrocolpo va a segno perché ha nullo difesa, ma... non c'è gusto a giocare vincendo a tutti i costi, dai. In fondo è pur sempre un gioco, e il gioco va giocato. Beh, hai delle basi solide, ma non è sufficiente per vincere. Va bene. Ok. Ivysaur ovviamente sale come non ci fosse un domani. Master davanti in campo, Corviknight. Potrebbe shottarmi con Baldeali, ma se fa Baldeali prende Recoil e ci crepa anche lui. Fuoco pugno. Ah, sono più veloce? Schermo luce, attacchi speciali. Vabbè. Doppia, tanto questa qua è fisica. Non cambia nulla. Ottimo, ottimo. Dai vecchietto, su. Manda in campo il tuo Pokémon migliore. Sapete che c'è? È un po' che non uso Starchild. Vediamo un po'. Sono curioso. E per chi non lo sapesse, Starchild perché è un membro dei Kiss e non perché è quella testa strana ritrovata in Mexico o dov'era. Andiamo con Notte Sferza che fa un probabile brutto colpo. No, non l'ha fatto. Oh, dolore. Un attimo di distrazione può essere fatale. Già, proprio come in questo momento. Se ti prendo un brutto colpo te lo faccio sentire la distrazione. No. Ciao Starchild, è stato bello rivederti anche se per poco. Palla infuocata! Bello Luxray, l'ho usato sulla mia run di Pokémon Platino, la primissima che ho fatto? O era su Diamante? Diamante forse. Non mi ricordo più che Pokémon ho preso. Chi ha? Como? Wow. Vabbè. Insomma, prendo un meno 2, ma... potremmo comunque farcela. Con... no, non ce la facciamo. Dicevo, con benda scelta. Clamor squame. Dolore. La fortuna ti sta ridendo. Spera che rida con te e non per te. Machamp, tocca a te. Ah, gelopugno, è vero. Volevo fargli un altro attacco, ma dato che ha gelopugno. Vai, carica il pugnazzo. Aia, 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 aia. Aha, difesa diminuita. Distrutto. E anche Commo se n'è andato ora all'ultimo Pokémon. E sarà Urshifu contro Urshifu. Urshifu, come vedete, non l'ho allenato per niente. È rimasto al 72. Non gli ho dato nulla. E sarà la mia rovina? Cerca di non rimanere incantato davanti alla mia forza. E ci provo. Sì, no, lui ha l'altro stile. Ha l'altro stile.
Daina pugno super efficace, sì. Aspetta, zuffa, perfetto. Tanto mi sa che sono forti uguale. Cambia solo la tipologia, se speciale o fisica, ma sono entrambe fisiche. Vai. Polverizza l'avversario con i tuoi pugni giganteschi. Daina pugno, che non è super efficace però, ma fa male. Ah, ok, ok, però da me è super efficace contro di te, perché tu hai scelto il tipo buio, usano trasgri col tipo buio e ci prendi delle mazzate assurde. E vabbè, però, se è super efficace fa che lo sia. Se è super efficace fa che lo sia. Cos'è, 2-5-2 in difesa, 31 IV? Boia, che legnata. È anche più veloce. Boom! Roll alto! Beccati questa. Sì. Sì. Yeah. Mi salto per una vittoria misera, ma... ehi, è pur sempre una vittoria. Bon, è andata. Ah, quindi i tempi sono maturi si riferiva a questa lotta finale. Oh, che peccato. Pensavo si riferisse al DLC, anche al secondo DLC, anche se abbiamo avuto un mezzo spoiler. Grazie a Dop, ma va bene uguale. La forza è mutevole ed effimera, anche quando la fai tua. Ti scivola via in un attimo. Ma la tua forza ora è salda e irremovibile e ti ha permesso di sconfiggermi. Le mie più sentite congratulazioni. Quindi, quando è forma lotta, parla in maniera normale. Mi fa molto piacere. Ivysaur può gigamaxare, ma non so se può già di suo o se deve mangiare la zuppa anche lui. Vediamo un po'. Il suo fiore emana una fragranza inebriante, capace di placare l'animo di chi è impegnato nella lotta. Oh, che bello. Siamo giunti alla fine, allora. Ho perso nonostante abbia fatto così sul serio che più serio non si può. Come si suol dire in questi casi, l'allievo ha superato il maestro. Eccoti una versione speciale della mia card della Lega Pokémon. Nessuno la merita più di te. Neanche Dandel? Ora tocca a me ricominciare da zero e allenarmi per batterti. Darling, che storia è questa? Hai perso? Oh, siete venuti per me. Oh, che affascinante sei quando fai sul serio. Perdo la testa ogni volta. Ora che ci penso, Link, te la sei cavata meravigliosamente. Oggi una bella zuppa, Max, non ce la toglie nessuno. Bisogna festeggiare. Lo sapevo. Anche se sei un nuovo arrivato, non sei certo l'ultimo arrivato. Da oggi ti chiamerò Geniaccio. Non lo fare. Io non sono affatto sorpreso, Link. Sapevo che avresti vinto. E anche tu, caro Urshifu. Sono davvero fiera di te. Si agita. Link. Oh, è Savory. Savory, dimmi. Che dire? Immagino di dovermi complimentare con te per il tuo successo. Temo però che per me non ci sia nulla da festeggiare. Quindi non lo farò. Tuttavia devo ammettere che ora mi sento sollevato. Se la tua forza è tale da superare il maestro, non avevo nessuna possibilità contro di te. Ad ogni modo, la nostra prossima sfida sarà molto diversa. La mia abilità ti sorprenderà. Non accetterà una sconfitta. Ma davvero? Che carattere insopportabile.
quasi quanto il mio. Mi fa piacere sapere che te ne rendi conto. Bella raga, questo si è cambiato. Bella raga, con questo finisce la prova segreta del Dojo Master. Vedo che il maestro è tornato a essere quello di sempre. Senti Ciccio, che dici se io e te continuiamo a sfidarci per diventare sempre più tosti? Ti ispira la cosa? Bisogna tenersi pronti per quando sarà il momento. Tranqui, poi capirai a che mi riferisco. Ci sarà da flashare, zio. Ma flashare cosa? Il pa... No. Ma chiedo che... Beh, è ora di schiodarci tutti da qui. Perché flashare significa appunto mostrare parti. Fine. Quindi in teoria potrei fare contro il maestro ogni volta che voglio? Sarebbe figo. Fino a un certo punto, chiaro. È addirittura sconfitto il grande maestro e faceva pure sul serio. Un allenatore come te di sicuro riuscirebbe a superare la prova limitata, la più ostica che si sia mai vista in questo dojo. Se hai il coraggio di affrontarla, fammi un fischio. Cos'è la prova limitata? Ora sono curioso, parla! La prova limitata è un allenamento in cui si lotta con un solo Pokémon di un certo tipo. Puoi scegliere un tipo di Pokémon adatti da mandare in campo, al massimo 3. Puoi scegliere più Pokémon della stessa specie e ne dare... Ah, oh, grande. Devo ottenere 5 vittorie consecutive. Posso rimettere in sesto i Pokémon massimo 2 volte. Non ora. Beh, è interessante. La mia avventura sull'isola dell'armatura forse è giunta alla fine. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Per il DLC dell'isola solitaria dell'armatura è tutto. A questo punto Pokémon tornerà, molto probabilmente, Pokémon Scudo si intende, quando uscirà il DLC della Landa Innevata della Corona. La vista da qui è magnifica. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!